È dall'estate del 2021 che ho questo canale e ancora non ho parlato di Pompei. Cioè, non va bene. Cioè, se vi dico archeologia, la prima cosa che viene in mente è Pompei. Cazzo, cimice, no, però. No, non va bene, non va bene, non va bene. Senti, facciamola finita. Facciamola finita. Vieni. Sì, vieni qua. E rieccoci qua, cimice a posto. Ha fatto un volo fuori dalla mia finestra, ma lui è andato nel mondo della natura che lo stava aspettando. Pompei è una delle prime cose che viene in mente se si pensa all'archeologia. Se non colleghi Pompei all'archeologia, allora sei strano. Ovviamente stiamo scherzando. Pompei, però, mi sento abbastanza tranquilla nel dirlo, è un caso noto. Pompei è una città romana, situata nel Golfo di Napoli e vicina al Vesuvio. Nel 79 d.C. l'eruzione del vulcano cancella l'intera comunità della città, con una pioggia di cenere e lapilli, sancendone il tramonto definitivo. Quella che oggi possiamo ammirare è una città conservatasi in maniera straordinaria, proprio perché per secoli e secoli è stata seppellita e conservata sotto una coltre di materiale vulcanico. Negli ultimi anni, anzi proprio anche in quest'ultimo periodo, stanno venendo fuori nuove scoperte, per non parlare delle migliaia di documentari che fanno al riguardo. Ma quindi chi sono io per parlarvi ancora di Pompei? Cosa posso dirvi sull'archeologia di Pompei che non sia già stato detto? Niente, non ci provo neanche a mettermi a confronto con il sommo maestro in questo campo. E dico in questo campo perché il sommo maestro in assoluto è un altro. Ma allora, devo lasciar perdere e ignorare Pompei? Un canale di archeologia che non parla di Pompei non sta né in cielo né in terra. Che cosa vorrei fare quindi oggi? Beh, vorrei parlare del fenomeno di Pompei, cioè dell'impatto che ebbe la scoperta del sito in tutto il mondo. Per farlo dobbiamo tornare indietro di un po' di secoli da oggi. I primi scavi di Pompei iniziarono nel 1738 per ordine di Carlo di Borbone, che è un personaggetto, insomma, che non ha bisogno di troppe presentazioni. Dopo una breve pausa, i lavori a Pompei ripresero nel 1754 e da questo momento in poi la città piano piano emerse, diventando un vero e proprio museo a cielo aperto, come oggi ancora la si definisce. Il caso di Pompei era un unicum e quindi ben presto divenne noto in tutta Europa. Insieme ad oggetti, opere d'arte, emergevano infatti anche edifici, case, strade. Pompei è l'unica città romana che ad oggi possiamo visitare in lungo e in largo, sentendoci quasi come noi dei cittadini romani. E questo grazie o a causa di un tragico evento, ovvero l'eruzione del Vesuvio. Ma proprio questo tragico evento, che portò alla fine di un'intera comunità, dopo secoli stava paradossalmente aiutando a ricostruire quella stessa città e quella stessa comunità. Una coltre di cenere nel 79 d.C. coprì, seppellì Pompei, dando inizio ad un lungo periodo di ibernazione che sarebbe terminato solo alla fine del 1700, lasciando tutti quanti a bocca aperta. Ma di quale tempo, di quale società e cultura stiamo parlando? Beh, direi che questi tempi, a cavallo tra 700 e 800, sono piuttosto importanti. Beh, insomma, sono gli anni della Rivoluzione francese, per dirne una, e della successiva età napoleonica. Anni molto complessi e difficili da decifrare sul piano storico. Per cui non spetta a me proporvi una dettagliata lettura di questo momento così complesso. Tuttavia, se no non farei questo video, vorrei cercare di ricostruire un quadro, seppur parziale, della cultura dell'epoca, portando ad esempio alcune delle figure più iconiche che in un modo o nell'altro si interfacciarono a Pompei, ebbero a che fare con Pompei. Quindi, iniziamo. Chi andava a visitare Pompei quando
effettivamente venne scoperta. Beh, se tra la fine del 1700 e il 1800 eri un giovane abbastanza ricco, non avresti mai potuto evitare il Grand Tour, un viaggio teso al perfezionamento del sapere attraverso la conoscenza dell'arte, della musica, della cultura, insomma in generale, degli altri paesi. E con molta probabilità saresti finito proprio nella nostra penisola, una delle mete predilette. Quindi giovane e tutto preso da un desiderio indotto oppure spontaneo di conoscere, saresti arrivato in un modo o nell'altro anche a Pompei. Ma lasciamo perdere i pargoletti dell'elite europea e passiamo a dei personaggi un po' più importanti. Partiamo da Winckelmann, un personaggio che forse già avete sentito nominare. Insomma, fu il primo a scrivere una vera e propria storia dell'arte. Ed è anche il personaggio che meglio riassume il gusto per il mondo antico e in particolar modo per il mondo classico tipico dell'epoca, per cui ovviamente visitò anche lui Pompei. Attenzione, grande figura, grande merito, ma non per questo privo di difetti. Se si parla di lui e lo si elogia, giustamente, poi d'altro canto bisogna anche però dire come stanno le cose fino in fondo. La visione winckelmanniana dell'età classica tendeva infatti un po' a storpiare il mondo antico, tendeva, come dire, a vestire il mondo antico, quello greco soprattutto, di una patina omogenea che però non gli era propria. Insomma, a Winckelmann sembra sfuggissero la complessità, i problemi, i conflitti che erano insiti nella cultura greca e quindi che si rispecchiavano anche nell'arte, in quanto l'arte derivava da questa cultura. Il mondo greco, e oggi questo lo si riconosce, non era affatto un mondo idilliaco, perfetto e farfalloso. E grazie a Dio, direi, anzi grazie a Zeus, perché sennò sarebbe una noia studiarlo e sì, sarebbe una noia. Accanto a questo, chiamiamolo amore, attrazione per il mondo antico, per la classicità, che quindi chiameremo neoclassicismo, emergeva in questi stessi anni il preromanticismo, che possiamo brutalmente riassumere come l'espressione di un sentimento, diciamo, caotico, passionale, rivolto, anziché, diciamo, al classico, al mondo antico, piuttosto al mondo esotico e barbarico. Al contrario della calma, della compostezza e della serenità tipiche del neoclassicismo, il preromanticismo predilige l'irrequietezza, il disordine e l'inquietudine. E qui farei una piccola parentesi che però è doverosa. Anche se apparentemente opposti, neoclassicismo e preromanticismo vengono in realtà visti come due risposte diverse a una crisi storico-politica che avvenne proprio a cavallo tra 700 e 800. Due modi quindi di evadere dal presente, anche se però in maniera e con mete diverse. Va bene, parentesi chiusa. Ma c'è una figura che rappresenta il preromanticismo e che visitò Pompei? Certo che c'è, sennò non l'avrei detto. Però stavolta si tratta di una figura tedesca. Anche Winckelmann era tedesco. Ok. Vabbè, stiamo parlando di Goethe, Wolfgang Goethe. Insomma, anche in questo caso non vi devo dire troppo. Emergente dal movimento tedesco dello Sturm und Drang, Goethe divenne ben presto famoso grazie a alcune delle sue opere. Tra le più importanti ricordiamo I dolori del giovane Werther. Lo scrittore arrivò in Italia nel 1786, accompagnato dall'amico artista Schoeben. Ed ecco cosa ha da dire nell'opera Viaggio in Italia a proposito di Pompei. Domenica andammo a Pompei. Molte sciagure sono accadute nel mondo, ma poche hanno procurato altrettanta gioia alla posterità. Credo sia difficile vedere qualcosa di più interessante. Le case sono piccole e anguste, ma tutte contengono all'interno elegantissime pitture. La porta cittadina con l'attiguo sepolcreto, un posto mirabile, degno di sereni pensieri. Pompei era una città romana che è stata distrutta dalla forza e dall'irruenza della natura, da un fenomeno quale l'eruzione, inatteso e violento. E proprio questo forse era l'aspetto che più affascinava e incontrava i gusti di poeti e letterati come Goethe. La forza sprigionata dalla natura, la sua irruenza, la capacità di distruggere sfuggendo da qualsiasi logica, da qualsiasi ragionamento. La natura era un grande interesse di Goethe, come del resto di molti altri intellettuali dell'epoca. In particolare a colpire
il nostro poeta erano la zoologia, la mineralogia, la geologia. E quindi, mosso dalla curiosità anche per le scienze, Goethe in Italia e in Campania visitò non solo Pompei ma anche il Vesuvio e descrisse proprio anche l'attività vulcanica. E proprio dopo questa visita, questa escursione al Vesuvio, Goethe si dice particolarmente colpito da un ambiente così bello ma terribile allo stesso tempo. E proprio questa è la definizione di sublime, il fascino per qualcosa che incute timore ma allo stesso tempo attrae. Insomma, Pompei rappresentava forse proprio quel complesso rapporto che c'è tra l'uomo e la natura, un rapporto anche pericoloso alle volte, quindi una convivenza difficile, combattuta. Ma adesso passiamo a riflettere su questo rapporto grazie ad un pittore, Karl Pavlovich Bulow. Russo? Russo. Tra gli anni 20 e 30 egli stette per un lungo soggiorno in Italia e nel 1827, nell'estate di quell'anno, arrivò anche a Pompei. E qui, ispirato dal fascino della città, dipinse la sua opera più importante, ovvero Gli ultimi giorni di Pompei. Per realizzare quest'opera, l'artista utilizzò, oltre che le fonti storiche esistenti relative a Pompei, che parlavano di Pompei, anche i dati che erano pervenuti dagli scavi. Tanto che nel dipinto è riprodotto precisamente uno scorcio della città. Ad essere raffigurata infatti è la via dei sepolcri, dalla porta Ercolano alla via di Diomede o Diomede, nella direzione della celebre Villa dei Misteri. Si tratta di un dipinto storico molto drammatico e per questo diverso dai lavori precedenti dell'artista. Lavori che prediligevano sempre scorci e atmosfere storiche ma idilliache. Bulow rappresenta una natura implacabile e l'uomo, pur nella sua tenacità, è comunque indifeso dinanzi a questa forza. E se è anche vero che la natura aveva distrutto Pompei nel 79 d.C., è anche vero che tra 1700 e 1800 l'uomo riuscì a riportare in vita questa stessa città. Insomma, qualcuno aveva gridato: Pompei, alle colline ritorna. Pompei, alle colline ritorna è l'ultimo verso di una poesia di niente po' di meno che Emily Dickinson. Ma quindi anche la Dickinson andò a Pompei? No, poveretta, stava in America, stava dall'altra parte dell'oceano, all'epoca non venne mai in Italia. Ma quindi com'è che è collegata la città? Come faceva a sapere di Pompei? Aspettate. Andiamo con calma. Intanto, di Emily Dickinson, cosa sappiamo? Sì, la poesia la leggo dopo per intero. Allora, Emily Dickinson, se c'è una cosa che ho capito dalle ricerche fatte per questo video è che è un personaggio complesso, controverso. Ora, lasciando perdere alcuni ritratti psicologici che tendono un po' ad esagerare, ecco, a calcare la mano su alcuni aspetti della poetessa, quello che oggi possiamo dire con abbastanza sicurezza è che la poesia della Dickinson può essere considerata una vera e propria poesia d'avanguardia per il suo periodo. Tra i temi che più affascinano la poetessa ci sono la passione, da una parte, però anche la morte è praticamente presente, molto, molto presente nelle sue poesie. Emily avrebbe voluto diventare un'insegnante ed era a sua volta, come Goethe, appassionata di scienze. Quindi si interessava anche alla geologia e conosceva bene anche i vulcani. Pensa un po'. Quindi sì, Emily conosceva il Vesuvio e conosceva anche la storia di Pompei. Ora, secondo diverse interpretazioni, quindi insomma possiamo dire abbastanza accreditate, a quanto pare il vulcano, o meglio l'attività vulcanica in sé, rispecchiava uno stato d'angoscia, uno stato d'animo che affliggeva la poetessa e che, secondo la poetessa, affliggeva anche il genere umano. Non ho mai visto vulcani, ma quando i viaggiatori narrano come quei vecchi, flemmatici monti, di solito così calmi, serbino dentro spaventose artiglierie,
fuoco e fumo e cannone, divorando villaggi a colazione e terrorizzando gli uomini. Se la tranquillità è vulcanica nel volto dell'uomo, quando nel momento di una pena titanica i lineamenti mantengono il loro posto, se a lungo l'angoscia che cova sotto la cenere non uscirà in superficie e il palpitante vigneto nella polvere sarà trascinato, se qualche amatore dell'antichità in un rinnovato mattino non griderà esultante «Pompei, alle colline ritorna!». Questa, come dicevo, è la prima poesia in cui si parla di vulcani ed è soprattutto una delle poche poesie della poetessa che terminano con un tono di speranza. Cerchiamo di darne un'interpretazione, poi ovviamente è difficile farlo perché io intanto non conosco così bene la Dickinson, ma anche chi la conosce bene fatica ancora a comprenderla e quindi anche ad interpretare il senso delle poesie. Ma ci proviamo. L'uomo è come un vulcano dormiente che trattiene dentro di sé delle emozioni, delle passioni, tra cui anche la sofferenza, il timore, la paura. Quando però queste emozioni arrivano, diciamo, all'apice, non possono più essere trattenute e quindi esplodono e distruggono tutto. Tuttavia, anche dopo questa distruzione c'è della speranza. Se c'è speranza per Pompei, una città coperta dalla cenere, di tornare alla luce, di rinascere, grazie al richiamo di un amatore dell'antichità, allora chissà, forse c'è speranza anche per l'uomo. Quindi Pompei ha dato speranza alla Dickinson. Stiamo dicendo questo? Beh, non sarebbe poco, non sarebbe poco. Siamo giunti alla fine, con la quota rosa della Dickinson. Quota rosa che di questi tempi è importante perché noi ci teniamo molto ad essere politicamente corretti e soprattutto alla parità di genere. Sì. Bene, spero che questo video piaccia e mi rendo conto che non parla prettamente di archeologia. È vero, io studio archeologia, mi interessa l'archeologia, ma mi interesso anche ad altro. E grazie al cielo, direi, non esiste persona più noiosa di quella che parla solo di una cosa. Per conoscere bene una cosa, un argomento, tra l'altro, bisogna sempre andare oltre quell'argomento e conoscere anche gli altri per portare una prospettiva diversa, diciamo. Per esempio, io se non avessi letto di mia spontanea volontà questa poesia della Dickinson, non avrei mai saputo che lei parla anche di Pompei. Nessuno mi avrebbe detto, oh guarda che la Dickinson parla di Pompei, o forse me l'avrebbe detto qualcuno, insomma, io l'ho scoperto da me. E quindi ho avuto anche un'idea in più per fare questo video. Insomma, è bello interessarsi un po' di tutto. Guarda Goethe, guarda Emily. Alcuni potrebbero dire, sì, ma quelli erano nobili e non avevano nient'altro da fare se non oziare, leggere cose, leggere libri. No, non è vero. Il tempo lo trova chiunque se vuole e non è tempo perso. Se uno vuole, vuole. Lo dico, se non avete tempo per dedicarvi ad approfondire qualsiasi cosa, qualsiasi tema, leggendo, insomma, informandovi in qualche modo, dovete trovarlo, cioè sacrificate qualcos'altro. Lasciate vostro figlio all'asilo, un'ora in più, e leggete. No, anzi, leggete con vostro figlio, insieme a vostro figlio. Fa meglio. Perché penso che il mio pubblico sia adulto e abbia dei figli? Non va bene questa cosa. Ragazzi, giovani, che sono anch'io, giovani, godetevi la vita e siate curiosi.